Siamo con Mister Lupo, Carletti e Pellicanò, diciamo un po' i simboli dell'Argentina giovanissimi, il capitano, poi oggi Pellicanò ha fatto doppietta. E poi il mister. Sì. Mister, allora innanzitutto complimenti, parlaci un po' di questa squadra, avete veramente fatto qualcosa di incredibile. Sì. Io ringrazio tutti, ma veramente lo dico col cuore perché al di là del risultato di oggi ero già molto contento per come era andata l'annata. Oggi è una ciliegina sulla torta e mi sento di dire che molto probabilmente abbiamo tante chance per arrivare a fare qualcosa di importante. Loro hanno fatto tutto quello che dovevano, ringrazio tutto, sono loro due che parlano ma tutti gli altri a partire, siamo in 21. Il 21esimo è stato importante come il primo, lo dico col cuore e vi ringrazio tanto ragazzi per avermi dato quello che mi avete dato oggi. Grazie. Allora, io che ero un ex bomber, parto subito dal bomber, scusa Carlo, anche se te sei capitano però. Allora, sembrava un attimo, c'era un momento di difficoltà nella partita, sei partito te, hai fatto un gol bellissimo. Grazie. Dai, dici, raccontaci un po' le emozioni di questa partita. È stata dura, però. Non bisogna farlo pensare tanto. Non è bravo a parlare. È stata dura. È stata dura. Ma ce l'abbiamo fatta. Ma ce l'abbiamo fatta. Devi essere, guarda. Amaro Montenegro. Se tu incominci a parlare come giochi. Bravo. Bene, grande. Parliamo col capitano, che sicuramente il capitano è un po' più diplomatico. Carlet, hai fatto un gol su punizione che era una bomba. Quanto andava? 100 all'ora? Madonna che gol, Carletti! Mamma mia! Io vorrei ringraziare tutta la mia squadra e comunque tutto lo staff che ci ha seguiti fino adesso, e dal primo al 21esimo, e compreso massaggiatore, preparatore atletico, e tutto questo è grazie anche a loro. Bravo! Adesso sono un capitano. Offrite bene, ragazzi. Un capitano. Che sono un capitano!